La Mercedes W196 è la monoposto del grande rientro per la marca tedesca. Arriva nel 1954 e nel 1955. Vince 9 su 12 gare, 2 i titoli mondiali grazie a e Manuel Fangio. Una monoposto estremamente efficace perché aveva sfruttato tutte le innovazioni tecnologiche portate dalla guerra. Quindi, nel settore della metallurgia, delle soluzioni estremamente efficaci, più leggere e più rigide per motore telaio, ma soprattutto anche una nuova configurazione. Aerodinamica. L'innovazione è proprio la vettura completamente carenata, la tipo Monza, che a parità di potenza permetteva di raggiungere la velocità di 20-25 km/h in più. Venne sfruttata negli anelli e nelle piste veloci e aiutò i suoi piloti, Stirling, moss e Juan Manuel Fangio a ottenere delle prestigiose vittorie. Con questo progetto vengono abbandonate tutte le eredità tecniche delle vecchie monoposto anteguerra. Il risultato è una vettura fortemente innovativa in ogni singolo dettaglio, a partire dal telaio, un reticolato di tubi in magnesio leggerissimo di soli 36 kg. I freni a tamburo on board dentro al telaio permettono di ridurre le masse non sospese, migliorando l'handling in curva. Le sospensioni hanno un nuovo sistema a ruote indipendenti su entrambi gli assi, innovativo per l'epoca. Ammortizzatore ancorato allo chassis e il molleggio è assicurato dalla balestra installata sotto al telaio ma ricoverata all'interno della carrozzeria. Molto simile lo schema sospensivo al retrotreno ma tarato per sopportare il carico di carburante. Due i serbatoi con capacità complessiva di 260 litri contenevano una miscela altamente corrosiva di benzene, metanolo, acetone e nitrobenzene che garantiva alla W196 prestazioni esclusive su ogni tipo di circuito. Il motore è un concentrato di tecnologie innovative per la Formula 1, ma prima ancora rappresenta il primo progetto di integrazione tra telaio e propulsore. 8 cilindri in linea, quindi un motore stretto, montato con un angolo di 28 ⁇ per ridurre la sezione frontale e puntare a velocità più alte. Distribuzione desmodromica, tecnologia che consente di eliminare le molle, vincolare il movimento valvola ed aumentare il regime di rotazione che cresce fino a 8500 giri. Il risultato è una potenza di 295 cavalli, 120 cavalli litro, nuovo standard di riferimento in Formula 1. Il movimento della distribuzione è comandato da ruote dentate non alloggiate davanti al motore, ma nella parte mediana. L'albero motore comanda una cascata di ingranaggi che sale fino alle testate, demoltiplica la velocità di rotazione, assicurando il movimento degli assi a cam. Un motore ad alta precisione che cambia per sempre l'impostazione tecnica delle unità di Formula 1.